Questa è una giornata storica per Cazzago, 100 anni di una storia che dura da 100 anni dell'orgoglio di questo paese, perché una cooperativa fatta negli anni del ventennio è già di per sé una cosa fondamentale, è fondamentale che sia durata fino adesso nonostante l'inquinamento del lago che ci ha tolto la materia prima e quindi i 30 pescatori che c'erano 50 anni fa oggi sono 3, però ce ne sono 3 e la cooperativa oggi festeggia i 100 anni. È un atto dovuto verso i nostri genitori, i nostri nonni, coloro che 100 anni fa, facendo un debito incredibile, ipotecando le loro vite, si misero in gioco, comprarono il diritto di pesca, che diede ovviamente lavoro a loro e che venne del periodo. È chiaro che oggi il lago è cambiato, la pesca professionale purtroppo è pressoché impossibile, ma noi dobbiamo essere custodi di questa tradizione, di questi valori. Tenere accesa la fiammella perché la storia cambia, magari ritorna anche, ed è giusto che il lago di Varese, oltre alle bellezze e anche, diciamo così, una fruizione turistica, abbia anche una vita di pesca e di pesca professionale. Siamo a Cazzago Bravio, una giornata davvero speciale, ci sono tante persone che vogliono oggi essere, hanno voluto e vogliono oggi essere presenti perché oggi si celebra il centenario della cooperativa dei pescatori, che è un momento molto particolare perché, come si può immaginare, un ente, un'istituzione che ha 100 anni ha tante cose da dire. La cosa importante, io credo debba essere sottolineata, è il fatto che la storia della cooperativa è fortemente interconnessa con la storia di tutto il territorio varesino. Un mondo davvero molto affascinante che, visto da dentro, è a volte difficile perché è un mestiere molto difficile. Io lo dico anche come socia erede, che non sa pescare, non sa remare, non sa quindi insomma fare, praticare quello che dovrebbe praticare professionalmente un pescatore, ma che ha deciso di occuparsi della tutela di questo patrimonio culturale. E oggi siamo qua per ricordarlo.